Vuoi di, Riccardo nega stoccate ai dai non sono nei miei pensieri, Cimarciano. Venerdì 5 maggio è stata pubblicata una nuova intervista di Riccardo Guarnieri, il protagonista di UED ha parlato soprattutto dei gossip che sono circolati ultimamente sulle stoccate che avrebbe lanciato Aida e Alessandro con una Instagram Stories. Il pugliese ha smentito tutto, anzi ha punzecchiato i piccioncini dichiarando che le risposte che continuano a dare a quelle che pensano essere sue frecciatine. Lui la interpreta come un modo per stare al centro dell'attenzione. Mentre Aida intenta a festeggiare i primi 6 mesi d'amore con Alessandro, il magazine di UED ha intervistato il suo storico ex fidanzato. In queste ore, infatti, i siti stanno riportando le pungenti dichiarazioni di Riccardo sulla coppia e sulle stoccate che avrebbe lanciato loro nell'ultimo periodo. Ogni re sul suo trono, ogni pagliaccio nel suo circo, è questa la frase che Guarnieri ha condiviso sui social e che tanti curiosi hanno ricollegato all'attuale compagno di Platano. Da questo post, inoltre, sono partite una serie di chiacchiere sul fatto che il cavaliere del trono over sarebbe venuto a conoscenza di un presunto tradimento di vicinanza alla bresciana. Un gossip che il diretto interessato ha prontamente smentito sulle pagine della rivista del programma. Non mi riferivo a nessuno in particolare, e soprattutto non a loro due o a un tradimento nei confronti della mia ex. Ha spiegato il protagonista del dating show. Riccardo, dunque, ci ha tenuto a far sapere che i pochi contenuti che condivide sui social non sono mai rivolti all'ex fidanzata e al suo attuale compagno. Anche se molti, compresi i diretti interessati, spesso e volentieri pensano il contrario. Mi fa ridere che si credano sempre al centro dell'attenzione. Non sono nei miei pensieri e mi fanno sorridere le risposte che danno a mie frecciatine che non sono tali. Ha aggiunto il cavaliere di UED nello sfogo che i siti di gossip stanno riportando il 5 maggio. Guarnieri ha ribadito che Aida e Alessandro non fanno parte della sua vita e per questo non intende punzecchiarli tramite Instagram, ho la coscienza pulita e conosco i miei intenti, sono sereno. Sono passati 6 mesi da quando Platano e Vicinanza hanno lasciato insieme gli studi Helios. Ma il pubblico continua a tenerli d'occhio e soprattutto a collegarli a tutto quello che Riccardo fa e dice in TV sul web. Mentre l'ex di UED Barbara De Santi lo attacca sui social definendolo un bluff. Riccardo continua il suo percorso in TV senza curarsi troppo delle critiche. Quando gli è stato chiesto come mai Aida e Alessandro replicano piccati a frecciatine che lui sostiene di non avergli mai lanciato. Il pugliese ha fatto sapere, non saprei, forse un po' Cimarciano. E pensare che qualche tempo fa hanno detto a me che ero un irrisolto, ha concluso il cavaliere del trono over. Guarnieri ha anche confermato l'allontanamento da Mariangela perché viaggiavamo su 2 velocità diverse. E poi ha spiegato che secondo lui in un rapporto d'amore non serve la reciprocità del sentimento. Non è importante quello che prova l'altra persona, ma quello che provo io, ha dichiarato il protagonista del dating show al magazine che è uscito il 5 maggio. Le anticipazioni delle ultime puntate che sono state registrate, aggiornano i curiosi sul fatto che Riccardo è fermo ai box da un po' e che non riesce a portare avanti una conoscenza per più di qualche settimana. Domenica 7 e lunedì 8 maggio, però, ci saranno 2 nuove riprese e la situazione potrebbe cambiare.